Buongiorno Patrizia. Buongiorno. Allora, oggi vorrei con te, che ti occupi di neuropsichiatria infantile, parlare un pochettino del tuo lavoro, ovvero del lavoro che tu svolgi come responsabile di un servizio territoriale di neuropsichiatria infantile, spiegando un pochettino a chi ci ascolta quali sono, come dire, come è organizzato il vostro lavoro e di cosa vi occupate. Bene, allora, noi siamo neuropsichiatri infantili. La neuropsichiatria infantile è una branca molto complessa che si occupa di accompagnare il paziente con problematiche neuropsichiatriche in età da 0 a 17 anni nel suo percorso di vita. Dove si realizza questo intervento? Nei poli territoriali di neuropsichiatria infantile. Il polo territoriale è un ambulatorio nel quale sono presenti medici, psicologi, assistenti sociali, educatori, terapisti vari della riabilitazione neurologica, psichiatrica, logopedisti e psicomotricisti. Perché? C'è una tale complessità perché il bambino ha bisogno di essere affiancato e curato in tutte le funzioni che man mano si sviluppano nell'età. Per cui il bambino può arrivare con disturbo del linguaggio, con disturbo del movimento, eccetera. I servizi territoriali quindi hanno una valenza sia di tipo terapeutico, cioè offrono un percorso di cura al bambino, ma accompagnano il bambino nel suo percorso di vita, rapportandosi soprattutto con le famiglie, rapportandosi con il territorio, quindi con le scuole, con gli asili, con tutto quello che riguarda la vita, il contesto di vita del bambino. A seconda dell'età, ovviamente, ci sono delle patologie prevalenti diverse. Abbiamo visto che noi ci occupiamo dai 0 ai 18 anni, quindi nella prima infanzia i problemi sono prettamente di tipo neurologico, quindi abbiamo l'autismo, i disturbi del linguaggio. In questo caso, a parte la diagnosi e il trattamento, è molto importante il rapporto con le scuole, quindi aiutare le scuole a capire qual è l'intervento più adatto al bambino e anche moltissimo l'intervento con i genitori, che devono capire come rapportarsi con un bambino così difficile. Quindi è tutto un lavoro di accompagnamento del contesto di vita del bambino affinché questo contesto di vita sia più in grado di aiutarlo, di rapportarsi e di aiutarlo a crescere nei limiti delle sue possibilità. So se. Sì, direi che ho capito. Credo che anche chi ci ascolta abbia capito. Ecco, una domanda che mi sorge naturale è chiedere se a fronte, diciamo, di questa offerta, diciamo, di servizi, siccome credo che la domanda sia molto forte di aiuto, se la neuropsichiatria infantile territoriale in Italia ha mezzi sufficienti per rispondere alle necessità, anche perché mi risulta che dalla pandemia in poi c'è stato un boom di richieste d'aiuto nei minori, di cui voi vi occupate, per specificatamente disturbi di tipo psichiatrico. Ecco, voi la neuropsichiatria infantile territoriale italiana è sufficiente alla richiesta? Allora, purtroppo non siamo assolutamente sufficienti perché già prima della pandemia, parliamo da un 15 anni ad ora, c'è stato un graduale incremento delle problematiche neuropsichiatriche. Da una parte per un miglioramento della diagnosi, dall'altra per una società che è molto stressante, molto competitiva e quindi dall'altra probabilmente per delle fatiche anche genitoriali, quindi tutta una serie di difficoltà e di problematiche socio-sanitarie hanno determinato un incremento molto molto evidente delle richieste verso le neuropsichiatrie infantile. Il problema è questo, che a fronte dell'aumento delle richieste, parliamo di un aumento tra il 70 e il 100% in più, il
Il personale è rimasto quello di circa 20 anni fa. Questo che cosa comporta? Comporta una impossibilità di offrire l'aiuto a tutti quelli che ne hanno bisogno, per cui abbiamo delle liste d'attesa lunghissime, quindi alcuni bambini per essere visti nel servizio pubblico di neuropsichiatria infantile devono aspettare anche un anno. Una cosa assolutamente negativa, perché sappiamo tutti che prima i bambini vengono curati, vengono diagnosticati e trattati, migliore poi è l'esito della loro vita futura. Quindi è una situazione veramente in grandissima difficoltà. Allora, come ci siamo organizzati? Le neuropsichiatrie infantili come si sono organizzate? Si sono organizzate focalizzando il loro intervento sulle patologie più gravi. Quindi parliamo dell'adolescenza, i tentativi suicidi, tentati suicidi, i ritiri scolastici, le anoressie, parliamo dei bambini più piccoli, gli autismi, le disabilità gravi, lasciando ad altre strutture, come per esempio i consultori, delle problematiche meno gravi, ma ugualmente invalidanti e ugualmente utili da trattare subito. Quindi le abbiamo lasciate al consultorio con un'integrazione, un accordo importantissimo, in modo da cercare di offrire risposte al maggior numero possibile di utenti. Ecco, scusa, però mi sembra che ci sia un altro problema che non va sottovalutato, è che in Italia ci sono pochissimi, come dire, centri ospedalieri di neuropsichiatria. E conseguentemente esiste un ulteriore problema che, come dire, l'eventuale, invio, comunque l'indirizzo magari necessario verso una struttura di degenza e di ricovero, è complicata dalla mancanza di posti letto. Anche questo è un problema, se non sbaglio. Allora, i problemi sono concatenati. Essendo poco efficiente la risposta territoriale, quindi la risposta più di prevenzione rispetto all'aggravamento del problema, perché sul territorio non abbiamo un sufficiente numero sia di centri territoriali che di personale, è più facile che i pazienti arrivino direttamente a sviluppare una problematica in emergenza. A questo punto hanno bisogno dell'ospedale, ma anche lì c'è un numero estremamente limitato e insufficiente di posti letto di neuropsichiatria infantile, per cui i pazienti che hanno bisogno di ospedale, perché hanno bisogno di un'intensità di cura molto forte, non possono essere gestiti a domicilio, alla fine li ricoveriamo nelle psichiatrie, nell'SPDC, che è il reparto psichiatrico, con un reparto assolutamente inadeguato, inadeguato perché il paziente si trova a confrontarsi con una problematica molto severa e che, diciamo, non aiuta la cura. Ecco, un ragazzino che viene ricoverato in SPDC, che è già spaventato di quello che gli sta capitando, i genitori sono preoccupati che stia male, va in un reparto di psichiatria e si confronta, trova Non dei solo pazienti Patrizia, gravissimi. va anche detto che uno psichiatra che ha studiato da psichiatra per gli adulti non è detto che per scienza infusa sappia necessariamente, no, perché bisogna dirla, no, sta cosa, sappia necessariamente trattare in maniera altrettanto adeguata un bambino di 14 anni. Non sto parlando di un ragazzo di 18, sto parlando di un bambino di 14 anni, perché adesso c'è il problema che il bambino con gravi problemi psichiatrici che esistono e che non ha posto, diciamo, in un reparto di neuropsichiatria infantile perché non c'è, finisce per essere ricoverato, con l'accordo anche del giudice tutelare, ovviamente, in un reparto di psichiatria per adulti, con tutte le conseguenze che vi sono, che sono non soltanto la convivenza con patologie diverse, ma anche probabilmente la qualità obiettiva dell'intervento. È un dato di Allora, fatto, no?
A con tutta questo la buona proposito, volontà dei colleghi che se ne occupano, tengo a precisarlo, eh. certo, allora, a questo proposito ci sono delle linee guida nazionali che orientano il ricovero dei minori in questo senso. Se possibile, si cerca di ricoverare in pediatria con l'aiuto dei neuropsichiatri infantili, con la consulenza della neuropsichiatria infantile, tutti i ragazzini fino ai 12, 13, 14 anni. E in SPDC, quindi in psichiatria, i pazienti dai 16 anni in su, lasciando ai reparti di neuropsichiatria infantile i pazienti in quell'area di mezzo, appunto come tu dicevi, dai 14 ai 16. Questa è la teoria. Cioè, nella pratica, purtroppo, per fortuna, non in moltissime situazioni, abbiamo dovuto ricoverare pazienti con una problematica di disturbo del comportamento, agitazione molto forte, anche in SPDC, con tutte le difficoltà e le carenze di cui tu hai parlato prima. Sì. Di solito adesso in tutte le psichiatrie c'è una consulenza neuropsichiatrica infantile che può aiutare gli psichiatri a gestire i pazienti più piccoli con l'impegno di ridurre al massimo i giorni di ricovero, proprio Ecco, per ridurre. l'ultima domanda è quella di, tu hai accennato ai problemi, no? Che sono enormi, a quanto ho capito. Quello che ti vorrei chiedere è che cosa si potrebbe o si dovrebbe fare per porre un rimedio serio alle carenze che tu hai indicato e quindi anche alla conseguente, minor qualità del servizio offerto stante le carenze di cui sopra. Che cosa si potrebbe fare? Allora, si possono fare due ordini di interventi. Uno, aumentare ovviamente i nuclei territoriali di neuropsichiatria infantile che non sono molto radicati nel territorio, proprio perché non c'è tanto personale, quindi si cerca a un tempo erano tantissimi, adesso, vista la carenza di personali, vengono un po' raggruppati, no? Per poter offrire gli interventi, aumentare anche i posti letto, e su questo a livello regionale, anche a livello nazionale, ci sono dei tavoli proprio per chiedere e gestire questo incremento, questo potenziamento della neuropsichiatria infantile. Dall'altro, io credo che sia importante migliorare la filiera, cioè dei percorsi che comportino non solo l'intervento in neuropsichiatria infantile, ma anche, per esempio, nei consultori, in altre strutture che possono in qualche modo integrare l'intervento della neuropsichiatria infantile, come dicevo prima, per esempio sulle aree disturbi d'ansia, sulle aree cioè meno severe, in modo da creare come un percorso virtuoso che consente al paziente di avere l'intervento adatto e non essere sanitarizzato, perché anche questa è una problematica. I bambini, i ragazzini spesso fanno fatica ad entrare in neuropsichiatria perché la parola psichiatria spaventa non tanto i ragazzini, ma soprattutto i genitori. Per cui in tutte quelle situazioni non severe, come dicevo, disagi adolescenziali non gravi, l'intervento, per esempio, in consultorio o nelle aree di psicologia sicuramente può essere un aiuto sia per noi che per i pazienti. Ma io credo che, Patrizia, questa nostra chiacchierata di oggi sia servita un po' a inquadrare il problema. Avremo modo sicuramente altre volte, di parlare, entrare nel merito di altri tipi di problematiche, ma già adesso avere un po', mostrato, quelli che sono i compiti, ma quelli che sono gli obiettivi, i limiti, no? Attuali. Del vostro operare, del vostro lavorare sul territorio, credo che sia importante per chi ci ha ascoltato. Per cui ti ringrazio e ci vediamo alla prossima. Arrivederci.